guardate dove riprendere. No. Guardate, scusatemi ragazzi, non vi conviene riprendere qua? Che... Ma sei almeno contenta, immagino, no? Sono felicissima, l'ho già detto questo. Ho bisogno solamente di un momento per assimilare io questo dato e per crederci, perché ancora devo realizzare. Che anni sono stati questi? E guarda, su questa dal domanda... Dal 2010? Dal 14 febbraio 2010, che è la prima serata in casa del presidente Berlusconi. Sono passati 13 anni, nel frattempo appunto, come ho detto, sono cresciuta perché ne ho 30 adesso, e ricevere questa notizia è veramente la gioia più grande del momento. Ma tu sei cresciuta con questa storia, hai detto basta. L'altra volta quando hai fatto veramente la dichiarazione spontanea hai detto veramente questo. Basta, in questo momento non me la sento, non... Capisco che è il vostro lavoro, non voglio risultare maleducata a nessuno, ma ho bisogno solo di andare a casa. Ha bisogno di realizzare. Possiamo chiedere soltanto quello che ha detto la siciliano, che cioè vorrebbe raccontare la sua verità. Domani alle 10.30 all'Utendiana, 11.30. Alle 11.30 ci vediamo all'Utendiana e rispondo a tutte le vostre domande. Ho una notte per dormirci su, per assimilare questa bella notizia e risponderò a tutto. Grazie. La fortuna è che oggi c'è una soluzione, quindi si può parlare che tutto quello che è stato raccontato da parte mia è sempre stata la verità. E anche ai tempi, come in tutto il percorso, io ne ho parlato solamente che bene, perché non ho mai parlato dell'uomo politico, ho parlato dell'uomo che ho incontrato io in quella fase lì, e con me si è comportato sempre bene, e quindi potrò solamente che esserne grata di aver conosciuto una persona così. Poi logicamente quello che è venuto dopo non lo auguro a nessuno, probabilmente in tanti momenti ho pensato anche che forse era meglio non fare quella conoscenza lì, perché fossi capitata in casa di un'altra persona, di un altro uomo che mi aiutava come mi ha aiutato lui, non saremmo qui oggi probabilmente. Era una battaglia molto grande, più grande di me, è stata anche giocata da tutti, io non ne ho mai fatto parte perché sono sempre stata... Posso anche dirlo, perché per tante volte non è brutto anche dire la parola vittima, perché sembra sempre che vuoi strumentalizzare la tua vita, però sono stata la vittima, mi sento di poter dire di essere stata la vittima, perché sono stata completamente strumentalizzata da tutti. È stato un circo mediatico al quale non ho mai voluto partecipare, tranne in occasioni in cui ero obbligata a parteciparvici, e oggi sono contenta, ecco.